Con me due amici, Elisa Eccoci! E Soardi. Buongiorno. Elisa e Soardi. Amici del sabato mattina è Duilio Gianmaria. Duilio Gianmaria. Grazie. Buongiorno a tutti. Wow, che maratona, che Paolo. Ritmo, che energia. Ritmo. Ma voi avete dormito qui? A che ora avete finito ieri notte? Dormito è una parola che mi manca da qualche giorno, ma sono Immagino. Ben felice di non dormire. Proprio per aiutare la ricerca di tutti i ricercatori di Telethon. Assolutamente, la ricerca di Telethon va avanti, andrà avanti fino a domenica sera. Vogliamo vedere il numeratore, perché ieri avete fatto un grandissimo lavoro. Eccolo qua, ci giriamo, 12 milioni, facciamo un applauso davvero a tutte le persone che hanno donato per Telethon. Io torno più tardi. Tu torni più tardi? Ragazzi, buon lavoro, mi raccomando. La cosa fondamentale è chiedere a tutti gli amici a casa di mandare un sms al 45506. Buon grazie. Lavoro! Grazie, allora lo ricordiamo Paolo, ancora una volta. Di nuovo, 45506 allora, con Elisa. Un messaggino si dona 2 euro ecco. Oppure 5, 10 euro con una chiamata alla rete fissa e chi può per cortesia con la carta di credito perché c'è anche chi può. Benissimo, allora ma tu l'hai già fatta la donazione? Io l'ho già fatta la donazione, continuerò a farla, ripeto, fino a domenica, quindi fino alla chiusura della maratona di Telethon. Allora, facciamo di nuovo una donazione. Bravo, tira ecco. Fuori il telefono. Però voglio che tu la perché è importante che dedicarla a qualcuno in particolare, è importante insomma, personalizzare, no? Pensare a qualcuno quando si fa una donazione. A chi la allora, vuoi dedicare? Io penserei a tutte le storie che abbiamo raccontato, perché la maratona di Telethon è partita sì. Proprio con noi, con Uno Mattina lunedì scorso, quindi penserei proprio a tutti i ragazzi, i protagonisti appunto di questa maratona, quelli che erano qui ieri sera, quindi a tutti loro, doniamo e facciamolo sempre. 45506 oggi ecco, vi racconteremo partito. Tante altre storie, storie di solidarietà che è una delle parole di Telethon per poter dare un futuro a queste persone. La solidarietà, quindi vogliamo vedere a quanto arriva, a quanto riesce ad arrivare la solidarietà di un nonno. Partiamo proprio con questa storia, la storia di un nonno che ha a che fare con la nipotina e che ci dimostra un grandissimo esempio di slancio emotivo e poi di quello che può fare veramente per è lei. È vero. Vediamo. Okay. Grazie Arianna. Allora, oggi per raccontarvi la storia di Anna Paola io partirei proprio da una persona che le è stato vicino, da Antonio, che è qui con noi, salutiamolo e ringraziamolo, facciamo un bel applauso, salutiamo i nostri ospiti. Benvenuto Antonio, sì. Benvenuta Anna Paola e benvenuto professore, tra poco arriveremo anche da lei. Allora vorrei partire da Antonio. Antonio è maresciallo della Guardia di Finanza di Rimini. Esatto. Un giorno che cosa è successo? Lei ha letto un libro che le ha cambiato completamente la vita, vero? Esatto. Leggendo questo libro ho capito che c'era bisogno di un contributo per Anna Paola. Sono moltissimi i messaggi che Anna Paola lancia in questo magnifico libro autobiografico, veramente ricco di situazioni particolari che emozionano chiunque lo legge. Avevo capito che vi era la necessità di dare un contributo, come dicevo poco fa, e quindi non sapevo in che modo muovermi. Per cui ho deciso, per portare diciamo, un messaggio chiaro, cioè un messaggio che potesse mettere in risalto questa vita di Anna Paola, quindi ho voluto fare un cammino un po' particolare. Un cammino particolare che partiva da dove e arrivava dove? Dunque, io e l'Anna Paola siamo amici da diversi anni, abitiamo a Nuova Feltria, quindi ho deciso di partire a piedi da Nuova Feltria e di raggiungere... Sarebbe vicino a Rimini? Esatto, in provincia di Rimini. Provincia di Rimini e di raggiungere? Inizialmente Bari, in particolare Torre a Mare, che è il mio posto, le mie origini. Ecco, quanti chilometri? Dunque, inizialmente erano 600 chilometri, poi mi hanno chiesto di arrivare fino a Monopoli, quindi ho proseguito il cammino. Proseguito, e esatto. Quindi... Questo, tutto questo a piedi? A piedi. Allora, che valore simbolico ha questo viaggio? Dicevo poco fa che l'Anna Paola ha voluto dare veramente tanti messaggi con il suo libro. Ce n'è uno in particolare, cioè che è rivolto alla vita, bisogna vivere a tutti i costi. Questa è una sua frase? Sì, non la ricordo molto bene. Non ho adesso gliela memoria. Facciamo dire perché sì. Giustamente l'autrice del libro è qua. E quindi bisogna vivere a tutti i costi. A tutti i costi. A tutti i costi. Come mai Anna Paola bisogna vivere a tutti i costi? Perché la vita è una ed è bella in qualsiasi forma. Quindi che possa essere quella di una persona sana, di un malato,
in ogni caso la vita è sempre bello viverla, quindi al massimo con tutto quello che si può avere, tutte le proprie difficoltà, le proprie non difficoltà, però bisogna vivere sempre comunque. Beh, che forza e che grinta. Abbiamo anche qui con noi il professor Giancarlo Parenti, che è esperto appunto di questa sindrome, la glicogenosi di tipo 2. Vogliamo spiegare, vogliamo capire di che patologia stiamo parlando? La glicogenosi tipo 2 è una malattia metabolica ed è legata alla incapacità delle cellule dell'organismo a smaltire, a degradare una sostanza, il glicogeno, che di conseguenza si accumula nelle cellule dell'organismo. E le cellule più sensibili all'accumulo del glicogeno sono le cellule muscolari, dei muscoli del cuore. La conseguenza è che c'è una malattia che è una malattia muscolare, la forza dei muscoli si riduce e in maniera progressiva. Nel tempo è il problema principale delle persone affette dalla glicogenosi 2. Ecco, come fai ad avere così tanta forza e che cos'è che ti ha spinto, Anna Paola, a scrivere questo libro? E per chi l'hai scritto soprattutto? Allora, il libro principalmente l'ho scritto per me, nel senso che è nato per caso in realtà, perché dovevo scrivere una tesina per la scuola di teatro che frequento, e poi dopo leggendolo, e molti sono rimasti colpiti e mi hanno detto: ma perché non provi a pubblicarlo, perché potrebbe essere di aiuto a tante persone. A tante persone. E prima che a tante persone è stato poi di aiuto a me per quella che è stata la mia elaborazione della malattia. Ho capito tante cose mentre lo scrivevo e quindi abbiamo avuto la fortuna di poter aiutare anche tante persone, perché mi sono arrivati molti commenti molto positivi. Quindi di tanta tante gente. Adesioni, non soltanto quella di Antonio. Intanto mentre stai parlando io mi vorrei voltare un attimo, perché ti rendi conto che siamo a 12 milioni e 900, ci siamo quasi, e magari riusciamo a finire questo spazio arrivando a 13 milioni di euro, quindi possiamo dirlo anche adesso, doniamo, perché dobbiamo donare? Il 45506. Perché è la speranza di tutti e tutti quanti abbiamo il diritto di sognare e di sperare ancora. Quanti anni hai? Io ho quasi 20. 20? Sei fidanzata? Sì. Sì? Vivete insieme? No, io studio a Cesena, lui studia a Pisa, quindi non vi vedete praticamente mai. Comunque, una ragazza con una grande forza, io le farei un applauso davvero sentito di cuore. Grazie. E vorrei chiederle un favore. Io ho qua un estratto dal suo libro. Sì. Vogliamo andare là e leggerlo insieme? Certo. Così almeno capiamo anche di che cosa si tratta. Eccoci. E dal mio castello cartaceo stavo intenta a guardare le stelle. Stelle di carta. E avrei voluto scriverci il mio nome sopra, per restare immortale nel cielo. Perché le stelle non sono così fragili, dopo tutto. Perché le stelle stanno lassù e non possono essere sfiorate da una malattia. Ma erano stelle di carta quelle, non stelle vere. E prima o poi sarebbe arrivato l'incendio al mio castello. Prima o poi le stelle sarebbero bruciate e con loro il mio sogno mai espresso, quello di essere normale. Il sogno che sapevo esso essere realizzabile. E allora il sogno brucia, mia stella di carta. Brucia il sogno, mia stella, ma brucio me stesso. Ho altro per cui vivere, c'è altro che mi piace fare. C'è troppo stereotipo dietro la parola normalità, mia stella. Sei felice di vederlo? Abbastanza, sì. Così adesso andrete in visita a Roma, starete un po' qua insieme. Che vediamo. Forza, la tua fidanzata? Parecchia, decisamente parecchia. Sì. Sì. Che caratterino ha? No, una persona tranquilla, molto forte, ma tranquilla, diciamo, fortunatamente. Fortunatamente. Tranquilla. Un applauso davvero, grazie. Continuiamo a donare per la ricerca, naturalmente 45506, mandiamo un messaggino di 2 euro oppure 5 o 10 chiamando da rete fissa e con carta di credito. Paolo Belli! Qua. Ecco, dov'è Elisa? Elisa, sento la tua voce. Eccola. Qui. Eccola. Martina, perché non sta e allora ho portato la mamma. Buongiorno, ben arrivati. Prego. Yeah.
Eccoci qua, tutta la famiglia riunita. Bene, bene, guarda che felicità. Vedi che adesso fantastico. Martina è felice perché c'è la mamma. Allora, vogliamo fare un appello? E la sorellina è identica, si assomigliano tantissimo. Assomigliano a lei proprio tantissimo. Complimenti, codice genetico forte. Sì, grazie. Gli ha dato un bel imprinting. Vogliamo fare un appello alla solidarietà? Sì. Mamma Patty, come mai dobbiamo donare? Dobbiamo donare perché al momento la ricerca è l'unica speranza che abbiamo, come bambini come Martina e anche tutti gli altri. Quindi donate tutti e lo sapete, il numero cellulare è 45506. Lo sapevo a memoria questo numero, sì, assolutamente. Sì. Doniamo e facciamolo sempre. Intanto il nostro numeratore sta salendo sempre di più, Duilio. Questa è davvero una bella storia. È una bellissima. Noi dobbiamo dare la parola a futuro, dobbiamo poter dare la parola a futuro ai nostri bambini. Sì. Perché ogni cosa che in questo momento facciamo, vi ricordate l'appello di nonno Carmine che con la sua commozione ci ha invitato a ricordare che non siamo qui per sempre in questo mondo e che quello che facciamo in questo mondo è importante. E lasciare dei segni concreti di solidarietà, no? Assolutamente, dobbiamo farlo. E intanto prima mi chiedeva, ma cos'hai qui? Eccola qua, la spilla di Teleton, questa la regalo a te, va bene? Ti piace? Hai visto? Che cosa vuoi dire? Com'è la tua sorellina? Le vuoi bene? Sì. Sì? Hai visto? Guarda come ti guarda. Allora... Sono emozionate naturalmente, sì. Facciamo un applauso anche sì. A loro che sono qui. Grazie. È la prima volta in uno studio televisivo, immagino. È la prima volta? Sì. Allora, lasciando le nevi di questa bellissima vallata valdostana, questa vicenda ovviamente che ha un carico anche di responsabilità e anche di, come dire, durezza, no? Ma che viene questo gruppo familiare, Elisa, che viene accolto e viene sostenuto dalla vostra comunità. Sicuramente. Assolutamente, questo è un grandissimo esempio di solidarietà che è la parola chiave appunto di Teleton da 24 anni in collaborazione con la RAI. Allora io chiamerei il fil rouge di questa maratona, i due fil rouge, Paolo Belli e Arianna Ciampoli, facciamoli venire qua che vogliamo concludere. Anzi, voi dovete concludere con noi, perché siete voi che portate avanti questa maratona con tanto impegno. Hai visto, qua tutta la famiglia riunita. Intanto, numeratore, mentre cantavi è arrivato italiani, a 13 milioni. Brava gente, italiani brava gente. Da quando siamo in questo studio abbiamo raccolto circa... Avete donato, facendo il 4-5 Michele Mirabella, vieni. Allora, abbiamo raccolto circa 300.000 euro, quindi non è male. In 45 minuti non è male. Cioè, vedi che lui fa i calcoli subito, l'uomo dei numeri, andiamo subito al dunque, andiamo ai fatti, un po' di musica di sottofondo, dai. Così lanciamo la linea alla prova del cuoco in allegria. Noi ci rivediamo, maratona che continua. Noi oggi con Fabrizio ci rivediamo su Rai 2 alle 14. Non stancatevi di donare 45506, che resti il nostro numero, perché è il numero della ricerca e il numero della vita. Diamo la linea. Diamo la linea a prova del cuoco, ma diciamolo ancora una volta: 4 5 5 5 0 6. Mi raccomando, donate con loro.